Questo progetto di legge è stato, secondo me, ha seguito un percorso di preparazione con attenzione e con rispetto di un tema che è complesso e al di là, diciamo, delle sfumature che oggi si vogliono dare riguardo al tema sicurezza o non sicurezza, però, diciamo, io ho apprezzato il metodo con cui finalmente si è lavorato, nel senso che si sono affrontati singolarmente i vari temi, le varie criticità che i vari gruppi hanno sollevato e un pezzo alla volta si è cercato di trovare una quadra insieme. Un metodo di lavoro che non sempre ho trovato da parte di tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza in altre occasioni, e questo mi sembra corretto sottolinearlo. Quindi quello che riteniamo è che oggi si sia arrivati ad un buon risultato, perché comunque il lavoro sulla polizia, sul concetto di polizia locale come polizia di comunità andava fatto, e andava fatto sicuramente un aggiornamento, fatto con chiarezza, con puntualità e senza troppa retorica, ma affrontando i problemi reali, vedendo dove anche noi come minoranze potevamo arrivare, e noi pensiamo di aver dato il nostro apporto, portando avanti diversi emendamenti, diversi dei quali sono stati accolti, non tutto, a nostro avviso però i più rilevanti. E noi sicuramente abbiamo chiesto di specificare all'interno delle competenze della Polizia Locale anche il controllo del gioco d'azzardo, visto che è una normativa che anche come Regione stiamo portando avanti e rendendo sempre più complessa. Anche qui quindi si richiede una formazione e una capacità di intervento, come pure nel contrasto all'abusivismo, come richiesto da altri gruppi. E ci fa piacere che sia stato recepito anche il discorso, e poi penso ne parleremo riguardo a un ordine del giorno, del degrado urbano e di come questo sia una parte importante del rapporto, delle segnalazioni, del rapporto fra cittadini e polizia locale. Abbiamo inserito anche il concetto in commissione delle discriminazioni di genere, che non era inizialmente previsto. Abbiamo inserito, dove ci sembrava opportuno, anche il rispetto del ruolo dell'Assemblea, quindi di inserire quando le commissioni devono dare indirizzi e pareri, cosa che in qualche punto della legge non era stato ben considerato. Abbiamo cercato di ribadire, e anche qui abbiamo trovato una quadra, di come le organizzazioni sindacali potessero essere coinvolte e meglio inserite all'interno del progetto di legge. Abbiamo cercato di precisare anche qual è il ruolo della polizia, di quella particolare polizia locale, che sono le ex polizie provinciali, che secondo noi dovevano essere focalizzate e rafforzate soprattutto con competenze di polizia ambientale e ticovenatorie. Su questo, diciamo, non siamo arrivati al punto che secondo noi era auspicabile, anche perché c'è il tema ed il problema delle competenze, e quindi anche qui abbiamo contribuito, e secondo me siamo arrivati a un buon punto sull'ordine del giorno, per cercare comunque di arrivare a risoluzione di questo tema, che ancora purtroppo non è compiutamente risolto, sia legato anche a scelte fatte negli anni scorsi riguardo alla Madia, riguardo anche alla polizia, alla ex corpo forestale. Abbiamo, e questo secondo me è un emendamento importante assieme a quello dei colleghi della Lega, diciamo, che riguarda il tavolo di raffreddamento per i problemi che ci sono all'interno delle unioni o delle unioni di comuni o dei comuni che gestiscono insieme corpi o servizi di polizia municipale, ribadito che nelle unioni di comuni servite da corpi intercomunali è importante che il servizio sia garantito in maniera uniforme su tutti i comuni, anche quelli più piccoli, perché il rischio purtroppo all'interno delle unioni dei comuni, non solo riguardo alla polizia locale, è quello che la gestione all'interno dell'unione dei comuni
dei vari servizi è problematica perché sono problematiche le unioni così come sono concepite spesso. Quando sono unioni troppo grandi, con uno squilibrio fra comuni, spesso capoluogo, e comuni più piccoli, magari di unioni montane o periferiche, il rapporto decisionale all'interno dell'unione è ancora purtroppo critico. Quindi inserire questo emendamento serve a dare una garanzia, soprattutto questo e quello del tavolo, diciamo, di raffreddamento e conciliazione, servono a dare una garanzia di funzionamento e di trovare soluzioni a problemi che esistono. Abbiamo posto l'attenzione anche sull'esigenza di trovare soluzioni omogenee e coordinate per quanto riguarda il TSO, come hanno fatto anche altri gruppi all'interno della discussione in commissione. Anche qui forse si poteva fare qualcosa di più riguardo alle linee guida, perché il tema c'è e c'è tutto su come a livello di tutto il territorio della regione in maniera uniforme la polizia locale possa intervenire concordando l'intervento con il personale sanitario, perché non è solo un problema di ordine pubblico ma è anche un problema sanitario, e quindi qui a dare delle norme, delle linee concordi e uniformi su tutto il territorio è importante. Su questo, diciamo, si è inserito un punto all'interno della legge, ma forse si poteva fare qualche passo in più. Dell'ordine del giorno, dicevo, della Polizia Provinciale, qualcosa nell'ordine del giorno lo viene detto anche in maniera critica rispetto alle scelte che sono state fatte fino ad oggi dal Governo centrale. E da ultimo, secondo noi importante, anche la previsione di adeguati trattamenti infortunistici integrativi per i corpi di polizia locale che nelle norme non sempre chiare qualora ne siano sprovviste. E infine, secondo noi è importante il lavoro che è stato fatto nel rapporto fra polizie locali e volontari, e quindi volontariato e cittadini. Anche qui forse qualcosa in più si poteva fare nel rapporto fra organizzazioni di volontariato e polizie provinciali sul lato ambientale. Manca, secondo noi, ancora, e però io spero che la legge sia occasione per attuarlo, la parte riguardo alla collaborazione con la vigilanza privata, nel senso che nella legge originaria si faceva già riferimento all'eventuale utilizzo di vigilanza privata da parte in collaborazione con le polizie locali. In questo aggiornamento non viene toccata quella parte, però rimane il fatto che la direttiva che era prevista dall'articolo 10 riguardo, diciamo, all'eventuale integrazione con l'utilizzo di vigilanza privata non è mai stata questa direttiva scritta, non è mai stata scritta, tanto che un po' di confusione io la rilevo ancora, visto che alcuni comuni, io ho l'esempio di un comune della zona del Rubicone, dove si fanno convenzioni con la vigilanza privata assicurando ai cittadini che ci sarà maggiore protezione. Bene, io ritengo che bisogna stare attenti quando si fanno queste dichiarazioni, perché il comune ha come strumento principale la polizia locale. Quindi una norma a livello regionale, una direttiva a livello regionale che specifica bene quali sono i limiti e i contorni per non fare confusione riguardo ai ruoli sia importante, e penso che appunto il ravvivare, diciamo, e rinnovare la norma sia anche l'occasione per scrivere una direttiva che specifichi bene in questo ambito cosa possono fare i comuni e cosa è bene che non facciano. Infine, un'altra proposta che avevamo fatto, che purtroppo non è stata accettata, era quella di cercare di uniformare a livello regionale gli approvvigionamenti, in particolare gli approvvigionamenti delle uniformi, per tendere, almeno come intenzione, a uniformare come la polizia locale si presenta in tutta la regione, visto che ci sono ancora delle non uniformità rispetto appunto all'utilizzo delle uniformi. Grazie.